ricordo ancora in derby di Alfredo Mercuri, voglio dire, per Vade, e quindi noi non siamo graditi. Quindi io mi chiedo, i miei soci ci chiedono, il presidente si chiede, perché tanti sacrifici per essere invisi alla totalità della città? Allora a questo punto svestiamoci dai panni, torniamo ad essere quelli che eravamo, dei semplici e appassionati tifosi, e mi auguro che da qui al 30 giugno, ora in settimana, investiremo anche il sindaco uscente ed eventualmente il 15 aprile il nuovo sindaco entrante, gli consegneremo le cosiddette chiavi della società, che si faccia carico lui della Vigor Lamezia, come si è fatto carico il sindaco Speranza 4 anni fa, quando a uno per uno ci ha telefonato e noi, come dei scemi, dei pesci, abbiamo abboccato. Sai perché a me è dispiaciuto la solita della tribuna? Perché a me ieri quella contestazione non è piaciuta. Non è la prima contestazione che ne subiamo. Attenzione, volete riflettere. Perché una tifoseria si sposta... No, non c'è. Perché si sposta da un lato dello stadio all'altro lato? Era un tentativo di intimidazione fisica. Ma su questo aspetto avete chiesto dei chiarimenti alle forze dell'ordine che hanno fatto passare i tifosi da questo. La responsabilità della sicurezza all'interno dello stadio e degli studi di vigilanza. È stato l'istituto di vigilanza che è mancato. La mancanza non è stata della polizia, ma degli studi di vigilanza. Allora perciva quelle che erano attrezzate. L'amarezza, ripeto, questo è un concetto importante, perché non deve sembrare che qui ci sia una dirigenza che ritiene un delitto di lesa maestà la contestazione verbale. Attenzione, si è abbandonato il posto storico della tifoseria lametina, si è fatti il giro, si è entrati, io ero in alto, io ho visto tutto, c'erano le dita che cercavano le persone, dove si cercava di, quindi c'è stato un tentativo di intimidazione fisica che, ripeto, ahimè, ha prodotto la cosa che in uno stadio di calcio non deve mai accadere. Il pianto dei bambini, questa è una cosa che personalmente, non si tratta di mio figlio, personalmente vedere dei bambini piangere quando i loro padri stanno facendo sacrifici e capire che si è raggiunto lo scopo che volevano, cioè l'intimidazione fisica, il tentativo di incrociare lo sguardo per creare la lite, il tentativo di trovare l'occasione banale per creare la rissa, con questa premessa che la tribuna applaude, è un applauso di inciviltà. Lo dico chiaramente, a chiare lettere, so che mi state riprendendo, non ho paura di essere duro, lo sono stato già prima nella premessa, durissimo, è stato da parte della tribuna un esempio di inciviltà, perché si andava a legittimare un atteggiamento di intimidazione fisica che è un qualcosa di inaccettabile, perché quegli slogan e quella contestazione, se non si voleva dare un segnale fisico di natura diversa, li si continuavano dal posto nel quale, da quando eravamo piccoli, anche noi siamo sempre stati. Quindi il segnale era chiaro, non è stata a fine partita che sono spostati, sono venuti durante la partita per un'intimidazione fisica e un'individuazione dei soggetti da mettere alla gogna, quando questi soggetti hanno portato il bene del calcio alla Lamezia, i cui frutti li raccoglierà forse qualcun altro, ma noi di questo ne saremo solo contenti. Ok, allora c'è una domanda che si voleva fare, mi pare che se ne era. Beh, allora la gazzetta ce l'ho potuto ieri. Prego. Ora la gente ha paura di andare allo stadio, cioè a causa degli scontri. Quando invece, quando c'era il presidente Mercuri, la tifoseria della Vigor Lamezia era stata additata da un programma come Porta a Porta come una delle tifoserie più pericolose d'Italia. Nonostante tutto, però, c'erano 4.000 persone allo stadio, 3.000. E nonostante, cioè, anche se Mercuri non ha mai vinto niente, come voi avete giustamente detto, in 3 anni non è riuscito a vincere niente, come mai 4-5 anni fa c'erano 4.000 persone allo stadio e oggi invece... Semplicissimo, sei un po' disattento nella visione complessiva del calcio. Ti sei guardato quest'anno i tabellini delle partite interne della Juve Stabia? Quanti spettatori ha la Juve Stabia? Lascia stare il Catanzaro. No, 2-5. 1.000, sempre 1.000, sempre 1.000. Ti spiego, è semplicissimo il discorso. Quando un obiettivo non se lo raggiunge da anni, sembra una chimera. Quando la Vigor stava marcendo in Serie D,
da 13-14 anni, il raggiungere la categoria superiore era un qualcosa che faceva vedere la possibilità di raggiungere quella chimera che alcuni non avevano mai vista, altri si erano scordati com'era, altri e quindi è nella storia del calcio che se una squadra non raggiunge un obiettivo da tanti anni suscita grande entusiasmo e grandi numeri, se una squadra è appena scesa dal campionato al quale si vuole approdare è inevitabile, ma lo insegna la storia del calcio non da oggi, da quando l'hanno inventato gli inglesi, che l'interesse a raggiungere quella categoria che si aveva solo 3 mesi prima è nettamente inferiore. Quindi è un dato numerico semplicissimo che, ripeto, basta guardare la Juve Stabia quest'anno. Juve Stabia è la squadra che aveva mediamente sempre 8.000-9.000 spettatori quando tendeva a raggiungere un obiettivo che in realtà non aveva mai raggiunto. Oggi la Juve Stabia, ahimè, con un campionato strepitoso, ha, tranne col Catanzaro che erano 3.000 persone, ha mediamente 1.000 spettatori. Guardo anche l'incasso io, è intorno a 8.500-9.500, oscilla tra questa variabile, quindi è chiarissimo perché c'è meno gente. Altre domande possiamo finire? No, buona allora. Io inviterei a fare una cosa ai nostri dirigenti.